Parlare di sanità del futuro senza chiedersi come saranno e come lavoreranno le strutture ospedaliere del futuro non avrebbe senso. Ovviamente la tecnologia sarà la protagonista indiscussa, con robot, big data e archivi digitali facilmente fruibili, ma il futuro non è poi così lontano, e a testimoniarlo le iniziative partite recentemente in alcune realtà ospedaliere. Parliamo del gruppo Policlinico Abano, che ha avviato una partnership con IBM per l'implementazione di due app utili a digitalizzare le attività del personale e migliorare l'assistenza ai pazienti. L'obiettivo iniziale di questo progetto è di creare una struttura di mobile solution che permette a collegare i dati con rischio zero e poter mettere i dati giusti nei momenti giusti, nei mani giusti e prendere decisioni giusti. Siamo partiti con due app con l'obiettivo anche di stendere le app a qualsiasi ruolo nell'ospedale. Le prime app con cui siamo partiti è la prima, quella per gli infermieri, prelevazione dei dati, possibilità di vedere i propri task relativi al paziente. La seconda è quella del caposala, la possibilità di bilanciare il carico di lavoro attraverso gli infermieri da riparto, la possibilità di intervenire nei momenti giusti laddove richiesto e basta. Poi l'obiettivo è di estendere anche ai medici, agli amministrativi, per fare tante altre app che comunicano tra di loro. Ad entrare nel futuro anche l'ospedale Vannini di Roma, con il dossier sanitario elettronico, un database digitale che potenzia ed ottimizza i servizi ospedalieri offerti, consentendo ai medici di visualizzare attraverso tablet e smartphone le immagini radiologiche e tutti i precedenti clinici degli assistiti. I vantaggi sono che un medico adesso, con un tablet o addirittura con un smartphone al letto del paziente, riesce a sapere tutta la vita, la storia clinica pregressa di questo paziente, senza possibilità di errore, perché c'è anche questo da considerare, che essendo questo un ospedale, chiamiamolo di frontiera, dove le persone straniere sono superiori agli italiani, spesso succedeva prima che ci fossero problemi di comprensione di nome, duplicazione, la stessa persona veniva duplicata perché magari invece di una C c'era una K, e adesso invece abbiamo istituito un servizio che evita tutte queste duplicazioni, e tramite il famoso braccialetto elettronico che è alla base di tutto il discorso riusciamo ad avere la certezza dell'identificazione della persona. Quindi il medico, tramite il tablet, fotografa, poi lo vedremo nel dettaglio, il braccialetto, automaticamente ha tutta la storia che il paziente ha vissuto nell'ospedale. E questa è una cosa. Del servizio possono usufruire anche i pazienti o è limitato al personale medico? Del servizio possono usufruire anche i pazienti, perché abbiamo istituito una rete wifi che è a servizio di tutti. Stiamo procedendo per fare in modo, adesso il vantaggio che ne ha il paziente è che può avere una stampa di tutta la sua storia clinica. Fra poco, prossimi step che stanno però per scadere, avrà la possibilità anche telematica di accedere a queste cartelle cliniche, a questi risultati che ha avuto.